Ciao a tutti da Marco Grilli, una nuova puntata di Grilli per la testa su Radio Saiuz. Sono le 18.10 di martedì 9 ottobre 2018. Un saluto a Rosario Moreno in regia, tanto per cominciare bene la trasmissione. Ciao ragazzi, ciao. Buona serata a tutti quanti. Un abbraccio e buona trasmissione. Grazie. Saluto anche da me, Alviano Appi, in compagnia con l'amico Marco. Stasera non si è fatto presentare, ormai come dire non lasciamo nulla di come dire di sospeso. No, ho avuto l'impressione che ero stato dimenticato, ingannato qua dentro l'armadio. Da quando in qua, non mi sono presentato neanche io praticamente, cioè sì più o meno, vabbè dai no, stasera siamo partiti, stasera siamo partiti così, l'abbiamo buttata come dire in cacciara, come direbbe qualcuno. Allora, tanta carne al fuoco come al solito, partiamo come sempre, si fa per dire come sempre, come dalla settimana scorsa avevo deciso di rispolverare la nostra povera Costituzione così abbiurata e maltrattata o tirata spesso per i capelli, per dire la verità. E quindi ci siamo lasciati con l'articolo 70 alla fine della fiera la settimana scorsa. Stiamo parlando della formazione delle leggi, cioè della sezione seconda del titolo primo, parte seconda, che riguarda il Parlamento della Repubblica. Ma nel frattempo, siccome vedo l'espressione di Alviano, capisco che abbia qualcosa da dire. Quindi? Sì, ho qualcosa da dire. Io partirei dal cos'era, adesso mi fai andare a memoria, ma c'è un articolo della Costituzione che tutela il risparmio dei cittadini, un articolo va tutelato il risparmio dei cittadini. Ci ritorneremo perché è un argomento di scottante attualità, visto che tu ho capito che vuoi andare a parare, diciamo, come dire, sul discorso dello spread. E invece stiamo facendo di tutto per togliere i soldi ai cittadini e regalarli a chi ne ha già tanti e tantissimi. No, facciamo, io avrei proprio voglia di dire due parole sugli scenari che ci sono in piedi in questo momento. Per chi ha visto la trasmissione 8:30 ieri sera della signora Lili Gruber, sarà contenta della signora probabilmente. Intervenivano Mario Monti, a posto, interveniva l'economista di Repubblica Giancarlo, come si chiama adesso non mi viene in mente il nome, ma insomma c'era un'area in cui c'era Giannini e c'era un'area che, mamma mia, dove va l'Italia, che cosa stanno facendo questi, stiamo massacrando il paese, quando invece si stanno facendo dei tentativi di ridare semplicemente un po' di voce alle persone, di alleggerire l'enorme carico di denaro nelle tasche di poche persone e iniziare una sana distribuzione dove non ce n'è. Provate ad immaginare il corpo umano, un organo, cioè un insieme di organi, dove improvvisamente si decide che tutto il sangue deve rimanere o nello stomaco o nel pancreas o nella bile o nella colonna vertebrale e tutto il resto viene lasciato morire. Invece le risorse, in questo caso stiamo parlando di quelle economiche, ma sappiamo che dietro le risorse economiche ci sono dopo
risorse di pensiero, ci sono risorse emotive, creative, e quindi il benessere di tutto il sistema. Quando il sangue circola dappertutto, il corpo sta bene, il corpo in generale sta bene, tutto il corpo sta bene e si possono fare molte cose. Titolo terzo, rapporti economici, articolo 47 per essere precisi. Quello a cui mi riferivo, in cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Esatto, allora io sicuramente favorirò il risparmio di qualcuno che dice: ma io ho dei soldini che ogni fine mese o ogni fine anno mi avanzano, o perché voglio aiutare i figli o perché non so che cosa mi succede domani, io voglio difendere questo denaro. Allora, a suo tempo ci venivano offerti i BOT, ci davano l'1%, l'1,5%, forse anche lo 0,50%, ma io sapevo che quel risparmio era tutelato. Adesso invece mi fanno fare degli investimenti, ma mi costringono a fare degli investimenti. Beh, tu pensi che per fare il mutuo adesso ti fanno firmare la polizza vita? Non solo ti ipotecano la casa o ti fanno ipotecare la casa, ma allora noi abbiamo capito che abbiamo una bellissima Costituzione, sì. Però stiamo anche capendo che qualcuno la aggira questa in modo incostituzionale, aggira la Costituzione. Ma la mia apertura qual è stata prima, voglio dire, il senso è proprio questo, cioè noi abbiamo una Costituzione che è la carta fondamentale, tra parentesi aggiungo io, magari impropriamente, ma con grande connessione, dei diritti, carta fondamentale dei diritti dei cittadini italiani, chiusa la parentesi, e è spesso abiurata o tirata per i capelli, come ho detto io prima. Ma proprio aggirata con altri sistemi in cui è il gioco delle tre carte, in cui ti faccio vedere un po' di confusione e tu non hai capito dove sta la carta che avresti dovuto individuare. Allora, prima di tornare al nostro tema di fondo che condivido, ti volevo anche chiedere, Marco, sugli scenari che ieri sera parlavano: ah, mamma mia, l'Italia dove va a finire? Ma veramente dobbiamo pensare che si può permettere l'Europa di fare con l'Italia quello che ha fatto alla Grecia? Perché ci sono anche molti economisti che dicono che questo non può essere, sebbene ieri quasi erano quelli invitati, sono stati scelti persone che non potevano o non volevano che dire aiuto, aiuto. Beh, allora, tanto per cominciare, uno è un editorialista di La Repubblica, ok? Che non è esattamente il quotidiano più super partes che esista sulla faccia della terra, per non parlare del suo, diciamo, della sua esistenza sul suolo italiano. Tra le altre cose, la Repubblica in questo periodo si vede smascherata e bufale ogni giorno, per cui scusami, anche in caduta libera, da quando il suo fondatore Eugenio Scalfari ha detto che lui voterebbe Berlusconi piuttosto che Di Maio. Grazie Scalfari, e lo ringraziamo molto di questa riflessione molto profonda. Dopodiché lascio a ognuno la propria opinione. Per esempio, io so che la mia mamma, che è una delle creature per le quali provo maggiore amore sulla faccia della terra, legge La Repubblica, e io continuo a dire che probabilmente farebbe bene a rivolgere le sue attenzioni ad altro tipo di carta stampata, se proprio ci tiene. Ma detto questo, è una mia opinione personale, perché ho visto un decadimento della qualità informativa su tutto quello che è lo scibile del network principale di comunicazione, di tutti i media principali, vanno in una medesima direzione. Vuoi
chi partendo da una parte e chi dall'altra va nella medesima direzione, che è quella, né più né meno, lo abbiamo sempre detto, sostenuto e continueremo a farlo, a meno che non cambino le cose, dei potentati internazionali. Quella è la corrente, lì deve andare, ci sono degli ordini di scuderia che partono dalla, sostanzialmente in maggior parte, non esclusivamente, in maggior parte dall'altra parte dell'Atlantico, perché è lì dove hanno sede le, diciamo, le più numerose concentrazioni di potere finanziario a livello mondiale. Questo non vuol dire che risiedano solo e soltanto lì, ma le connessioni si fanno sentire maggiormente da quella parte. Parliamo di lobby, ahimè, di origine ebraica, perché questo è il dato di fatto, quindi famiglie antichissime che hanno fatto della finanza del capitale la propria bandiera principale. Parliamo di Medio Oriente, soprattutto Emirati Arabi, o quantomeno in parte Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar e altri diciamo, territori confinanti. Il resto, bene o male, sono colonie, o come la povera Africa diventano anche la discarica del mondo, perché l'Africa, che sarebbe il continente più ricco del mondo dal punto di vista minerario, di risorse, certo, okay? È la terra più stuprata in assoluto al mondo. Questo va detto a chiare lettere, perché forse qualcuno non si è ancora reso conto di questo piccolo particolare. Se hai qualche cosa, questa gente qua ti deruba, devi stare attento ad avere qualche cosa. È la nuova forma di colonialismo. Ora, sentirmi parlare così, qualcuno direbbe: eccolo il sinistroide che viene a galla. Invece no, è proprio il contrario, è proprio esattamente il contrario, perché ciò che ho visto porsi in essere negli ultimi anni è una politica neocoloniale, ma nel vero senso imperialista, ma non come la intendevano i comunisti e i veterocomunisti sostanzialmente, ma in un senso completamente diverso adesso. E questa è la forma di imperialismo che io, diciamo, dal mio punto di vista combatto. La combatto idealmente, la combatto con i mezzi che mi è dato di poter utilizzare, la combatto con la mia istruzione personale, con le ricerche che posso fare, e cercando di verificare di volta in volta tutti quelli che sono i contenuti proposti dal mainstream, che ormai è un termine che mi avete sentito usare più volte e ripetutamente anche all'interno della stessa trasmissione. Poi non parliamo dei dialoghi tra conoscenti, amici, e diciamo all'interno del nostro laboratorio politico, ma questo è quello che meglio definisce fondamentalmente il flusso principale di notizie a livello mediatico. Quindi stiamo parlando sia di carta stampata, sia di televisione, sia di emittenti radiofoniche. Certo, ma assolutamente. E ahimè, purtroppo, una grandissima contaminazione di immondizia anche in rete, anche perché in rete si trova di tutto di più. La cosa bella della rete è che ti permette ancora di scegliere molto. Bravo. Di scegliere molto. Ci hanno già provato a schiavizzare anche la rete, nel senso che volevano imporre anche qua in Italia la tassa sostanzialmente sull'utilizzo di internet, la web tax, che sarebbe andata anche a gravare su tutte quelle realtà della new economy, che peraltro è la voce in borsa che normalmente galoppa maggiormente, scusate il ricorso agli avverbi, anche se attacchi sono stati fatti proprio alla new economy anche recentemente, quindi tutto il discorso della gestione della privacy, che non è a tutela del consumatore finale come si vuole far passare, ma è a tutela di altre ragioni, anche perché nel GDPR, se vai a leggere tra le righe, non vedi tutte queste modifiche sostanziali in favore dell'utente finale. Sono semplicemente, come dire, dei dossier artificiali di rallentamento su un percorso stradale, che è sempre lo stesso. Quindi alla fine, che si voglia o non si voglia, i tuoi diritti
diciamo, di riservatezza e di tutela dei dati personali vengono regolarmente scavalcati, e in questo fondamentalmente poi c'è anche un'inveterata abitudine da parte dell'utenza di lasciarsi trasportare dal vettore del momento, se mi permettete questo abbinamento tra la strada, il percorso e quello che l'utilizzo. Cioè, parliamo dei social networks, che ormai sono diventati fondamentali, per non dire che in qualche caso sono diventati il parametro di riferimento a livello di rapporti sociali, per cui una persona vale tanto quanto sono i suoi likes, cioè i suoi su i vari social, Facebook in particolare, perché è quello di riferimento, anche se in realtà ha perso terreno in favore di altri social che sono emergenti. Ogni social poi ha una sua fascia d'età di utilizzo preferenziale, si stanno spostando diverse come dire, fasce di utenza, c'è un accesso all'info telematica anche da parte di persone più avanti con l'età, perché sono diventate un legame con il resto della società ed un modo per ottenere attenzione e richiedere attenzione al tempo stesso. Per cui sono strumenti estremamente agili, estremamente interessanti e molto lucrativi per chi li gestisce, anche tra parentesi, perché ricordiamoci che i dati personali significano ricchezza, la rivendita e il possesso dei dati personali delle, diciamo, degli utenti è stato un sistema fino a questo momento per poter tranquillamente, come dire, arricchire il conto economico dell'impresa e non solo. Quindi sono strumenti che possono essere addirittura considerati come indispensabili nella comunicazione di massa, sono canali alternativi a quelli tradizionali, leggi carta stampata, leggi televisione e radio, che funzionano addirittura in maniera esponenziale rispetto ai primi tre strumenti citati ora, e quindi richiedono grande attenzione nell'utilizzo. Però, e qua arriveremo al discorso del discernimento. Però comunque, diciamo, mentre televisione, radio e giornali sono in qualche modo abbastanza, cioè sostanzialmente sono controllati e indirizzati, in questo mare che tu un momento fa hai menzionato c'è la possibilità dell'individuo di trovare sia quello che c'è nei canali ufficiali, nel mainstream come l'hai chiamato tu, ma sia c'è la possibilità di ricercare delle notizie, del metterle a confronto, del in qualche modo ragionare su quello che mi viene detto e non semplicemente subirlo. Ecco, tu per esempio, io ho chiuso con questo lunghissimo cappello con la parola discernimento, che è quello che ha cercato di fare il professor Grossi, tra le altre cose, del quale parlavamo prima dell'inizio della trasmissione. Professor Guido Grossi, certo. Che ha pubblicato un video. È stato anche funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, che per chi lo vuole andare a vedere su YouTube trova Il debito pubblico spiegato bene. La capacità di rendere semplice un concetto, ciò che appare spesso, e lo è perché lo complicano, però i meccanismi con i quali siamo giunti arrivati a questa grande confusione alla fine si riescono a vedere. La finanza, per poter rendere ed essere appannaggio di pochi, deve per forza essere complicata, perché altrimenti il cittadino comune capirebbe che cosa va a fare e molte speculazioni non sarebbero possibili. Certo. Questo va detto a chiare lettere, piaccia o non piaccia. Quindi stiamo andando a toccare una nota piuttosto dolente. Quindi il lunghissimo cappello che ho fatto era proprio per arrivare a dire questo. L'Europa, rispondendo alla domanda che mi hai fatto tu, vede nell'Italia uno dei suoi paesi fondatori. E prima ancora fondatori, sì. All'epoca di CECA, CEE, sì. Euratom e via discorrendo. Sì.
che doveva essere il contraltare centro mondiale fondamentalmente, scusate questo nuovo termine che sto utilizzando, ma rende bene l'idea, perché l'Europa è al centro del mondo in un modo o in un altro, l'Italia in un modo o in un altro è l'ombelico del mondo, per diversi ordini di motivazioni. Prima per collocazione logistica, seconda cosa per la sua immensa ricchezza culturale, artistica, architettonica, storica, e chi più ne ha più ne metta, e poi perché chiaramente appunto logisticamente è collocata grosso modo a metà del mondo, anche se non esattamente corrispondente con la linea dell'equatore che corrisponde al taglio ideale. E poi anche perché in qualche modo è la sede di un potere, quello Vaticano. E stavo arrivando anche là. Allora ti lascio continuare. Siamo insieme per fare le considerazioni. Perché voglio dire, si tratta di un potere che non è la religione che ha il maggior numero in assoluto di fedeli, o comunque se li contende insieme all'induismo e all'islamismo, diciamo che la religione che nei secoli più ha avuto influenze, interessi, ha contato dal punto di vista di cui stiamo parlando adesso, economico, sul mondo della materia, contrariamente a quello a quanto invece ispirava il suo fondatore, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Ebbene, la Chiesa quindi ha mantenuto una sorta di potere di condizionamento del mondo economico, del mondo finanziario, con ideologie distorte, diciamo, rispetto a quelle che dovrebbero essere le sue basi, ma che ha grandissimo potere ancora. E quindi l'Italia veramente è un paese che conta moltissimo. Sì, anche se lo Stato Vaticano di fatto è uno Stato a sé stante, tant'è che i suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati da accordi internazionali sostanzialmente, ma la sua superficie insiste sostanzialmente sempre, la ripetizione, a Roma, cioè certo. Su Roma, proprio sul territorio italiano, quindi sì. È un po' difficile non riuscire a non scinderlo da quella che è la realtà italiana, che è pienamente compenetrata da tutti, tutte le logiche tentacolari della Chiesa secolare. Esatto. Perché di questo dovremmo parlare. Una volta si ragionava di potere spirituale e potere temporale, adesso parliamo di Chiesa secolare. Viviamo in un'epoca di secolarizzazione che ha coinvolto anche la Chiesa stessa. Comunque la Chiesa cattolica, o meglio la religione cattolica, è ancora la religione più praticata al mondo, seguita dall'Islam, e dopo vengono tutte le altre religioni tra virgolette minori. Non voglio fare distinzione, tu hai detto prima nostro Signore Gesù Cristo, io posso essere d'accordo con te, potrebbe esserci qualcun altro nostro amico che ha fede islamica e non trovare corretto dire nostro Signore Gesù Cristo, perché loro lo chiamano in un'altra maniera fondamentalmente e gli danno una figura completamente diversa, ma non sono qui per fare ma giusto per dire, io mi inchino anche al Buddha, mi inchino a Krishna, mi inchino a Maometto, mi inchino a tutti quegli esseri che hanno un grande spirito. Mettiamola così, diciamo che ognuno ha una sua funzione nel panorama spirituale mondiale. Certo. Ed è giusto rispettare la funzione che tutti hanno che tutti i fedeli associano a questi nomi, perché ricordiamolo, secondo me a questo punto si dovrebbe ragionare di una Babele religiosa, cioè ogni religione chiama la stessa cosa con un nome diverso. Però adesso apriamo scenari che ci teniamo per un'altra volta. Ecco, quindi adesso torniamo all'Italia, che ha peso all'Europa. Il peso l'Italia, che si voglia o no, proprio per questi motivi e anche altri sottostanti,
ha un peso fondamentale in Europa. Oltretutto, sfortunatamente, logisticamente è anche la base privilegiata degli Stati Uniti dal punto di vista logistico-militare. Certo. Perché ci sono ben almeno, in realtà sono maggiori come numero, ma ragioniamo di almeno 110 realtà logistiche statunitensi in Italia, che operano sotto l'egida NATO, sotto l'egida di comandi militari interforze più o meno europei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'Europa non si può permettere di scherzare con l'Italia, perché rischierebbe anche in un modo o in un altro di urtare il super alleato statunitense nei suoi interessi, ove gli Stati Uniti hanno tutti gli interessi a mantenere viva la presenza logistica all'interno del territorio europeo tutto, tant'è che tramite egida NATO, torniamo a ripetere, sotto la bandiera NATO o OTAN, a seconda di come la si voglia pronunciare, se in inglese o francese, sta continuando ad annettere stati. Certo. In modo da ampliare il proprio raggio d'azione e la propria potenza. Detto questo, in Italia c'è molto interesse da parte di tutto il mondo, proprio perché l'Italia ha delle caratteristiche peculiari che non sono rinvenibili in alcuna parte del mondo con la stessa intensità e completezza, così come presente all'interno del nostro territorio. Certo. Parliamo, torniamo a ripetere, bellezze artistiche, architettoniche, la storia, tutto quello che è l'ascito degli avi, eccetera, 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 eccetera. È una posizione che è quella di ombelico del mondo, nel vero senso della parola, anche se non fisicamente propriamente ombelico del mondo come posizione, anche perché ombelico del Mediterraneo. Sì. L'Italia è, voglio dire, il porto tra virgolette privilegiato per chiunque voglia transitare o voglia come dire potersi ancorare liberamente, sempre rispettando talune norme, all'interno del, diciamo, del bacino del Mediterraneo. Certo. Che è quello che in un modo o in un altro mette insieme tutti i continenti emersi, o comunque ne è centrale. Questa è proprio una questione puramente geografica. Mm-hmm. Non stiamo ragionando di Pangea e Pantalassa, come si usava a dire in termini di genesi del mondo, così come lo conosciamo adesso, ma anche questa parte ci porterebbe molto lontano. Diciamo che l'Italia ha una sua centralità in molti sensi ed è anche centro di interessi economici. Ecco perché l'Europa ha paura che l'Italia si affranchi da determinate presenze, non solo e soltanto a livello europeo in quanto comunità europea, Unione Europea, così come si chiama adesso, che tutto è tranne che vera unione. Certo. Perché questo è quello che stiamo sperimentando, questo è il clou del discorso. L'Unione Europea non è tale, anche perché ha il principale alleato extra Unione, che sono sempre i famosi Stati Uniti d'America. Va bene che l'Europa non sia così unita, perché altrimenti costituirebbe esattamente quello che i padri fondatori volevano che costituisse, cioè il terzo contraltare, il terzo pilastro nella gestione logistico, politico, amministrativo, economica e finanziaria del mondo. Sì, al tempo, diciamo, non si voleva proprio, a parte il fatto che avevamo avuto due guerre, una a distanza di un ventennio quasi, poco più l'una dall'altra, tremende, e si doveva arrivare a pacificare i popoli che vivevano in questa zona e che sono stati all'origine di guerre mondiali. Al tempo ancora non esisteva la potenza cinese, per cui proprio si voleva cercare di creare una forza comunque equilibratrice alle due potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, i cosiddetti blocchi contrapposti. Tant'è che una cittadina europea in tutti i sensi, stiamo parlando di Berlino, fino al 9 novembre dell'89 è stata spaccata in due, sostanzialmente.
ricordo benissimo la data perché tante cose coincidono con il mio compleanno, per cui io la ricordo bene perché c'ero. Sono Sono andato, andato, anche tu hai tirato una picconata al sono muro. andato a Anche tu hai tirato una picconata al muro. No, io ero ancora piccino per queste cose, per la verità, piccino, si fa per dire, ma diciamo che non ero ancora maturo per comprendere pienamente, questo lo devo ammettere con grande onestà intellettuale, non ero abbastanza maturo per comprendere pienamente le implicazioni di quello che stava succedendo. E ciò a cui siamo arrivati oggi è una conseguenza diretta, si voglia o no pensare in questo senso, di quella situazione. Ma vedi, perché è incredibile come una cosa che possa far bene ad un popolo che qualche anno prima era un unico popolo e dopo si è trovato diviso in due, per chi è andato a guardare la storia di quei momenti in cui improvvisamente nasce il muro, il confronto tra Kennedy e Khrushchev, la tensione grandissima, è quello che hanno vissuto i berlinesi in modo particolare, ma dopo tutti i cittadini della Germania, una volta che la Germania era stata divisa in due, quando diventa normale il fatto che una nazione comunque che ha una storia comune, una vita passata comune venga divisa, quella che è una roba buona, in realtà dopo diventa invece uno strumento, una leva economica, politica, finanziaria per sconvolgere di nuovo gli equilibri E quindi esistenti, invece che portare un equilibrio maggiore, andare verso comunque uno squilibrio di diversa torno a natura. dire e mi riallaccio, gli Stati Uniti hanno anche un loro interesse comunque che l'Europa non sia così unita perché sbilancierebbe parecchio quello che è l'attuale, come dire, equilibrio mondiale in termini di pesi e contrappesi. Quindi abbiamo adesso, tra le altre cose, già come hai detto tu correttamente, abbiamo la ribalta della Cina. Tant'è che adesso c'è un processo di riavvicinamento e riunione delle due Coree, che è grossa come cosa, è grossissima, e gli Stati Uniti che cominciano a darsi le pacche sulle spalle con il piccolo, con un giovane Kim dittatore. Jong-un. Kim Jong, della Corea del Nord, Kim Jong, adesso non so come pronunciarlo Kim ancora, Jong-un. Kim Jong dovrebbe essere, ma comunque lui, con quel taglio di capelli improbabile, e ci sono delle manovre in corso proprio per mettere la Russia, tra virgolette, con le spalle al muro. In tutto questo abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ha letteralmente una scheggia impazzita perché nessuno riesce a capire dove lui voglia andare a parare. E qui arriviamo a toccare un altro argomento, la Russia. La Russia è un partner strategico potenziale per l'Italia, così come lo sarebbe pienamente per l'Europa, perché la Russia è estremamente più ricca degli Stati Uniti, ma questo in società non si può dire. Lo è dal punto di vista minerario, lo è dal punto di vista anche della possibilità di estendersi quando gran parte del continente russo non è minimamente sfruttato, perché è talmente esteso che Tutta l'area copre siberiana. 11 fusi orari. Signori, non esiste altra realtà mondiale che copra 11 fusi orari, e non soltanto in lunghezza, anche in ampiezza. Quindi, come dire, dagli Urali in là, fino praticamente a poter quasi attraversare lo stretto di Bering, Sì, in stiamo Alaska. parlando di Russia. Adesso, Certo. vista in forma federale, quando prima era Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che coinvolgeva anche altri territori satelliti, che ora si sono affrancati, tra virgolette, dal dominio russo, per piombare sotto quello statunitense. Quindi siamo passati dalla padella alla brace, voglio dire, dalla padella alla brace. Anche se le ultime elezioni in Lettonia, se non sbaglio,
hanno dato un esito favorevole ai filorussi. E questo per gli Stati Uniti non rappresenta un bel segnale, fondamentalmente, neanche per la comunità internazionale. E facciamo un passettino indietro e torniamo alla nostra Italia. Quindi Italia ricca, ricchissima rispetto al resto del mondo, anche se anche questa cosa qui non si può dire in società. Perché? Perché abbiamo un'economia in questo momento stagnante. Ma perché? Perché in Italia si è adottato un sistema di vita che non l'è proprio. L'Italia ricchissima è quella che poteva venire fuori egregiamente e continuare a prosperare dagli anni 60 se avesse continuato un certo tipo di propensione alla produzione di beni, servizi e al consumo. Quando invece abbiamo adottato un modello consumistico che non c'è proprio, che è quello che proviene da oltreoceano. Certo. Che è quello che tante cose non riescono pienamente a far esportare o importare in Russia. Ecco perché la Russia continua ad avere una fortissima identità nazionale e nonostante venga tacciato il Putin di essere un repressore, d'altronde ricordiamo il colonnello del Kgb, è un po' difficile che sia farina da farosti, come si dice dalle nostre parti, però è anche quello che incarna effettivamente la figura del presidente, la figura che tiene in mano e che tiene salda l'identità nazionale dei russi, anche al di fuori del territorio russo. Quindi tutti coloro i quali si riconoscono, come dire, nella lingua e nella cultura russa, anche al di fuori dei confini, lo guardano come una figura di spicco, cosa che non succede per nessun altro al mondo. Certo, sono d'accordo. Ok, sono d'accordo. Quindi, ritornando all'Italia, comunque è giusto, l'Europa dovrebbe comunque avere un rapporto sano con la Russia, non di dipendenza, ma un rapporto sano. E comunque ricordiamo che l'Italia è un paese che ha una grandissima ricchezza privata, a differenza di moltissimi altri paesi che magari non hanno un debito pubblico come il nostro, ma hanno un debito privato molto elevato. Bisogna infine ricordare che l'Italia è dagli anni 90 che ha un avanzo primario, allora, è forse unica in Europa. E qui arriviamo al clou del discorso. L'Italia ha le riserve più alte in assoluto in Europa. E per cui gli europei non si possono permettere di prescindere dalla nostra potenza, anche finanziaria. È quella che ha il patrimonio culturale artistico che ha un valore incommensurabile a livello mondiale. Noi vi ho ripetere e sono fiero e orgoglioso di essere italiano per tutto quello che posso calpestare ogni giorno, addirittura senza rendermene conto, ed è questo il problema. Sì, è vero, perché non lo valutiamo mai abbastanza, quasi senza rendersene conto, quasi senza rendersene conto. Me ne sono accorto quando ho vissuto negli Stati Uniti, allora ho capito tantissime cose. Ho capito tantissime cose perché in Europa la proprietà privata, in senso di mattone, malattia del mattone, è la più alta d'Europa. Noi, anzi, a livello mondiale, noi siamo i proprietari immobiliari numero uno. Noi abbiamo la cultura della casa di proprietà, la cultura e il culto della residenza, e ne abbiamo ben d'onde, perché risiediamo in un territorio straordinario. Certo. Straordinario. Scusate la vena di ultranazionalismo e di entusiasmo, ma torno a ripetere, è andando fuori, non semplicemente criticando ciò che potremmo avere e non abbiamo, che dobbiamo ricordarci di che cosa effettivamente abbiamo e di quanto lo dovremmo valorizzare. La tragedia di Genova, con le dovute proporzioni e come dire, con le dovute sfumature, ne è un esempio lampante. Ne è un esempio lampante, torno a ripetere, con le dovute sfumature e le dovute proporzioni, ne è un esempio lampante. Quello che noi avremmo a disposizione dal punto di vista statuale e statale, che messo in mano alle realtà sbagliate, certo, non viene valorizzato correttamente. Bravo. Quando invece normalmente si dice dal privato che è il pubblico che non sappia valorizzare. Certo, se lo dai al privato sbagliato, certo non lo valorizzi, se non per quel privato lì, perché farà i suoi interessi.
tanto per fare un esempio che non è proprio campato in aria, ma da qui ai musei, a tutto quello che è tutto il nostro patrimonio artistico e naturale. Naturale, le nostre risorse in termini di turismo, perché l'Italia potrebbe vivere no bene, benissimo soltanto di turismo, ma dobbiamo riprendere in mano tutto ciò che è nostro, non dobbiamo svenderlo al miglior offerente. La cartolarizzazione va bene soltanto per alcuni beni, non quelli di interesse pubblico, ma quelli che potrebbero avere risvolti ottimi sia per il privato che per gli interessi pubblici. Ora, io chiedo scusa perché sto andando lungo, siamo partiti un po' in ritardo, sono le 18.50, ricordo, siamo su Radio Science, questa è Grilli per la testa, io sono Marco Grilli come Alviano Appi. Siamo ormai in chiusura, abbiamo praticamente bruciato la possibilità di leggere insieme gli articoli della Costituzione, eventualmente commentandoli anche un pochino, però diciamo che l'argomento Europa-Italia, che è solo all'inizio in questo momento, merita di essere discusso approfonditamente. Vedremo come andrà la partita in uno scenario comunque mondiale di grande crisi. Una grande crisi di sistema, secondo me, una grande crisi di pensiero, una grande crisi di pensiero, sì, assolutamente, però comunque dovunque ci si trova bisogna cercare di fare la propria parte. E chiudo dicendo una cosa, cioè ragazzi, di solito siamo abituati alle statistiche dove si dice quello che di peggio ha l'Italia, livello di corruzione, livello di diffusione mediatica, internet, che posso dire io, livello di degrado delle bellezze artistiche, e lo spread che incide, ma sono tutte balle che andremo a sconfessare pian pianino, sui mutui e su altro tipo di investimenti privati, tutelati invece dall'articolo 47, ed è uno dei motivi per i quali l'Europa dovrebbe avere paura di noi, è perché noi abbiamo un articolo della Costituzione che, se interpretato correttamente, metterebbe fine a qualsiasi tipo di speculazione sul territorio italiano. E detto questo, vi inviterei a riflettere su una cosa, perché io sono sempre un provocatore, cioè se invece dovessimo mettere su carta, stilando una lista dei lati positivi o di ciò che l'Italia ha più del resto del mondo, di qualsiasi altro paese, vi assicuro che la lista sarebbe talmente lunga da sconfessare qualsiasi detrattore della nostra beneamata penisola. Detto questo, da un entusiasta italiano che ama molto viaggiare anche all'estero, è proprio per questo che dovremmo imparare a prendere i migliori spunti e a portarceli a casa, ma senza rinnegare quella che è la nostra natura, semplicemente lavorando in implementazione. Questo è l'augurio che faccio a tutti gli italiani, come quello di continuare a informarsi, a discernere e a cercare le notizie e la verità. Un abbraccio fortissimo da Marco Grilli e Alviano Appi. Ci sentiremo, immagino, la prossima settimana. Ciao a tutti. Buonasera.